passare la parola a colei che in prima persona ha vissuto ciò che ha riportato nel testo. Ascolteremo quindi dal vivo la sua esperienza e la sua rinascita spirituale. Rita Sberna. Buonasera a tutti. Grazie. Grazie per essere qui così numerosi, mi avete riempito veramente il cuore. Sapete da quando aspettavo questo momento? Da 3 anni. 3 anni fa ho iniziato a scrivere questo libro, che non sono soltanto pagine, ma dentro questo libro c'è veramente il mio cuore. Perché Maria, nostra madre, mi ha chiamata a Medjugorje perché è lì che mi voleva, è lì che voleva che la mia fede rinascesse. Prima di questo meraviglioso viaggio davo tante cose per scontato, come Gesù Eucaristia, non capivo il significato, forse perché non credevo che veramente in quel pezzettino di pane ci potesse essere il corpo e il sangue di Gesù Cristo. E invece è così. E la Madonna mi ha chiamata a Medjugorje soprattutto per cambiarmi il cuore, quel cuore che era straziato, deluso, amareggiato. E durante l'apparizione ho sentito una forte presenza della Madonna. Non basta, cioè non è necessario vedere la Madonna con gli occhi. Non l'ho vista con questi occhi, l'ho vista con gli occhi del cuore, perché è lì che mi è entrata e da lì non uscirà mai più. Io ho sentito proprio lei, che era davanti a me, che stava ascoltando le mie parole, i miei lamenti e anche le mie pretese. Perché io gli dissi alla Madonna una preghiera che può sembrare una pretesa. Sì, ho detto: mamma celeste, adesso basta fallimenti. Sceglimi tu la persona che vuoi che stia al mio fianco, se esiste. E mi devi dare anche un segno per capire chi è questa persona. Anche che non mi conosce deve chiedermi di Medjugorje, così io capirò che sei tu che l'hai scelta per me. Ho continuato questo pellegrinaggio con la pace nel cuore, io mi sentivo a casa. Vi devo dire che l'ultimo giorno nel tornare qui in Sicilia ho fatto veramente fatica, non volevo più tornare, non mi mancavano nemmeno i miei genitori, a dirvi la verità. Quando adesso sento il nome mamma, la prima persona che io penso è la regina della pace e poi penso a mia madre, non me ne volerà male, ma prima viene la mamma celeste e poi viene la mamma terrena, perché la mamma celeste è la mamma di tutti noi, mia mamma è solo mia mamma. La mamma celeste ci ama di un amore così grande, così immenso che non siamo capaci nella nostra umanità di capire quanto amore abbia la Madonna per noi. E allora ecco che dopo che sono trascorsi tanti mesi e che la Madonna gli avevo fatto una testa tanta, per mezzo del Santo Rosario, intendiamoci, perché da quando insomma sono tornata da Medjugorje recito ogni giorno il Santo Rosario, che è la preghiera prediletta di Maria, la preghiera completa con la quale tu parli con Maria cuore a cuore. E allora ecco che la Madonna mi dà un segno. Il ragazzo qui presente, ci siamo incontrati in chiesa, cosa mi chiede la prima volta di Medjugorje, pur sapendo che non c'ero mai stata. E allora lì chiaramente ho avuto il primo segno di Maria, dico: tu mi hai dato allora il segno, ti ho chiesto di scegliere la persona che vuoi al mio fianco e mi deve chiedere di Medjugorje. E allora non bastava lì un grazie, un semplice grazie, grazie mamma, no, mi sono sentita chiesta qualcosa in più, perché se io dicevo grazie alla mamma celeste, rimaneva una cosa tra me e lei, no, lei dice: io ti ho dato tanto a Medjugorje affinché tu possa dare tanto agli altri. E allora com'era il modo per poter dare tanto agli altri? Mettere nero su bianco quello che è stato la mia esperienza a Medjugorje. Ho iniziato a scrivere così dall'oggi al domani, da permettere che mi sento veramente guidata. E devo dire che la Madonna è anche un'ottima organizzatrice di eventi, perché tutto questo l'ha organizzato lei.
Io finora avevo soltanto porte in faccia. Il qui presente presidente di Forti mi ha aperto una grande porta, mi ha dato questa sala che è bellissima, la mia amica Marcella in tutti questi mesi mi è stata al mio fianco, mi è stata sempre al mio fianco e è stato un grande sostegno e supporto, devo dire. E poi chi lo doveva dire? Ma vi rendete conto, Don Mario Pieracci da Roma, qua! Che cosa ci fa lei qua? Me lo spiega? Colpa tua! Ottavio Chiavaroli da Casetta, qua! Che cosa ci fai tu qua? Padre Piero, padre Enrico, Giuseppe Cartella da Canigattì, sono stati tutti scelti da Maria. E voi qua non siete qua per me, qua vi ha chiamati la Madonna. Qua ci ha chiamati la Madonna. Perché, come dice una carissima amica mia, sorella, quando la Madonna chiama, il mondo corre. Infatti, diciamo che ci sono diverse persone da varie parti del mistero, Ustomeli, Sera di Falco, Canigattì, San Cataldo, Caltanissetta, Riesi, chi più ne ha più ne metta. E la Madonna quindi ci ha chiamati qui questa sera per poter condividere questa esperienza che io ho vissuto con Maria. A Medjugorje ho sentito una forte presenza di Nostro Signore Gesù Cristo nella Santa Eucaristia. Io in godata in mezzo a 10.000 persone per ricevere Gesù, a un certo punto ho avuto un blocco, perché quando il sacerdote stava per appunto darmi il corpo e il sangue di Cristo, ho sentito una forte presenza di Gesù che mi sono messa a piangere davanti al sacerdote. E da lì poi ho capito, dico, quante comunioni ho fatto senza la consapevolezza che veramente andavo a ricevere Gesù. Invece adesso capisco che quando vado a messa, non vado a messa da spettatrice, ma da partecipante, perché vivo veramente la Santa Messa. Lì a Medjugorje ho capito anche che il più bel modo per poter piacere a Dio è quello di dare i nostri peccati a Lui, è quello di ripulirci. In che modo ci possiamo ripulire? Con la Santa Confessione. Sì, ci sono i sacerdoti, i pastori che sono stati scelti da Dio in persona a svolgere il ruolo di sacerdote, che è una vocazione. Quindi se io ho da chiedere perdono a Dio, vado dal primo sacerdote che trovo, ma nel mio caso ho la mia guida spirituale che è Padre Piero. E Gesù, per mezzo dei sacerdoti, perdona i nostri peccati. Il primo titolo che mi è venuto nella mente e nel cuore è stato proprio Medjugorje, l'amore di Maria. Non ci sono stati altri titoli a cui io ho pensato. Perché ho pensato a questo titolo, Medjugorje, l'amore di Maria? Perché è a Medjugorje che io ho scoperto l'amore di Maria ed è a Medjugorje che io ho scoperto di avere una seconda mamma, che poi diventa la prima mamma, la seconda mamma, quella terrena, specifichiamo sempre. E io nel retro della mia copertina dico che questo libro deve essere appunto un biglietto da visita, in che senso? Deve essere appunto un biglietto da visita, come se la Madonna bussa alla porta del vostro cuore e vi dice: posso entrare? Questo è il mio biglietto da visita. Ed è un biglietto da visita sia per coloro che hanno conosciuto Dio, ma anche per coloro che ancora non hanno conosciuto il suo grande amore. Quindi io l'augurio che vi posso fare è quello di aprire il cuore a Dio, aprirlo anche per mezzo di Maria, che è la porta, credo, che ci porti a Gesù e ci porta al paradiso, quindi di aprire il cuore all'amore, e spero che per chi non c'è stato mai a Medjugorje presto sia chiamato da Maria. Grazie a tutti. Come padre Enrico proprio ha detto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.